Bentornati nell'Orto in Telechia. Siamo ad agosto 2019 e in questo attimo presente tutto procede in una bolla di grazia. Un altro respiro arriva e con esso la possibilità di sentire gratitudine per il semplice fatto di essere vivi in questo mondo, scaldato anche oggi dai caldissimi raggi della stella madre, che permette il crescere e lo sbocciare laddove la natura può esprimersi liberamente. Nel piccolo ma esistente orto in Telechia, nell'area sud-est, troviamo un'aiuola improntata per l'aridocoltura, in cui presenzia l'antica consociazione di mais e zucche. Con grande gioia contempliamo la fioritura delle pannocchie, visibilmente diverse tra loro nelle forme e nei colori, proprio come vuole la dinamica delle popolazioni evolutive, soprattutto nei primi anni di rimescolamento genetico per mezzo della naturalissima impollinazione incrociata attuata dal vento, che anche quest'anno si compie dando vita alla quinta generazione della culla genetica in Telechia per il mais. Ai piedi di queste piante trova dimora un'altra culla genetica evolutiva in corso d'opera, che vede come protagoniste le zucche, anch'esse consociate tra varie varietà di cucurbita maxima, ora intente alle prime fruttificazioni, alcune arrogantemente arrampicate un po' qui e un po' là, altre cautamente assestate nell'inerbito manto, mentre gradualmente si compie l'alchemica pigmentazione. Al loro fianco le varie brassiche e i meloni e i cocomeri si prodigano per guadagnarsi il loro posto al mondo nell'aridocoltura del tappeto volante avviato nel capitolo 8. E contemplando, slittiamo nell'aiuola riattivata nel capitolo 18 con la nostra amica Nicole. E proprio con lei oggi torniamo a prendercene cura in vista di una riattivazione. Questa è stata mangiata, quindi questa non è buona. Però tipo questa è un'erba spontanea? Questa è un'erba spontanea, questa è la carota. Quindi la posso togliere? La puoi togliere, esatto, puoi tagliarla bassa o tirarla via. Riesco a tirarla via. Questa è barbabietola. Se incomincia a esserci un ingrossamento bellino la tiri via. E quello che tiro via? Sul camminamento lì. Per prima cosa iniziamo un controllo manuale delle erbe spontanee facendo spazio alle piante future. In questo frangente notiamo ancora una volta l'eversiva azione dei topolini che dal sottosuolo degustano le radici croccanti degli ortaggi più prelibati. E questa visione ci fa scattare dentro una limpida volontà, trasformare il problema dei topazzi in una soluzione pacifica. E sappiamo esattamente come fare. Occorrerà semplicemente il momento giusto per attuarlo, senza fretta, ma con una chiara intenzione da perseguire. Arriva un altro respiro che riporta nel presente. Durante la fase di diserbo manuale osserviamo una ad una le erbe spontanee presenti, dalla piantagine maggiore al Soncus, dalla cicuta al Chenopodium album. Ed è così che scorgiamo un pomodoro nato spontaneo, rustico, come piace a noi del team Entelechia Seeds 1957. Eccolo intento in una gloriosa e santificata fruttificazione, che ci donerà i preziosi semi indispensabili per riprodurre questo genotipo così resiliente. Carichi dell'entusiasmo di questo ritrovamento, rincalziamo la dose di pathos in questo diserbare. E diserbiamo mentre pregustiamo il frutto di quel bel pomodoro. E rincalziamo il pathos, e diserbiamo, e pregustiamo, e rincalziamo, e pregustiamo, e diserbiamo, e... Una imperdonabile disattenzione di Nicole stronca sul nascere la selezione di una nuova avventura genetica per l'orto in Telechia. Dopo averla mandata immediatamente in castigo, non ci resta che canalizzare l'energia così sprigionata nelle fasi successive di riattivazione.
In primis il coltellaccio, con cui sondiamo il terreno riscontrando la presenza di innumerevoli gallerie. Demoliamo i passaggi sotterranei dei topazi e dall'altro scompattiamo il suolo rispettandone la stratificazione. In questo frangente ci teniamo a ricordare che questa tecnica di riattivazione è da considerarsi nell'arco temporale di cui abbiamo parlato nello scorso capitolo, ovvero quel periodo di conversione graduale e progressivo volto al raggiungimento di un suolo organico, al punto da non essere più fisicamente soggetto al compattamento, permettendo così la realizzazione sia del primo e sia del quarto principio dell'agricoltura sinergica. È con questa consapevolezza che applichiamo la minima lavorazione del suolo, sapendo che oltre ad una buona e rispettosa lavorazione è altrettanto necessario l'apporto di pacciamatura organica a base arborea, poiché la chiave della rigenerazione è proprio il fatto di dare, dopo ogni minima lavorazione, una quantità efficace di materia organica al suolo in forma di pacciamatura. In questa aiuola, attivata ad aprile, dopo 4 mesi vediamo che il suolo argilloso inizia a integrare la pacciamatura precedente. Un piccolo ma determinante primo passo. Nell'area periferica in cui non mettemmo pacciamatura legnosa, vediamo che l'argilla è più compatta e collosa rispetto all'aiuola in cui quel minimo di humus stabilizzato già ne facilita potentemente la lavorazione, indice di un concreto miglioramento della tessitura del suolo. Una volta terminata la minima lavorazione del suolo, l'aria è intrisa di risolutezza e accettazione, di compassione e di perdono. Così revochiamo dal castigo la nostra amica Nicola, con cui ora intraprendiamo una raccolta di pomodori, simbolo intramontabile di un'estate ormai al tramonto. Ah no, le leva. Ma te ne crescono di cose in aridocoltura? È baccato sotto? Sì. Però poco. Però bello sodo. Sì. Questi? Belli questi gialli, mamma mia che colore. Sì, non l'abbiamo visto. Aspetta. La cimice, aspetta che lo voglio filmare. So dove... Ah. Ancora. No. Va bene. La riesci a filmare? È andata, è caduta. È qui, eh? Guarda. Lo attacca. Lo attacca tu. Va bene la cassetta lì? Sì, sì. Questi sono più facili da staccare di quelli gialli. Sì. Oh, mannaggia. Sembravano buoni. Ma finché non fuori lì, lo butto dentro. Questo pure, no? Molto buono. Adesso c'è un bucanino, però va bene. Finché solo un forellino, va bene. In diversi pomodori scorgiamo il segno inconfondibile delle cimici, ma in molti altri troviamo immacolatezza. Gli unici che non raccogliamo sono quelli seriamente danneggiati o beccati da alcune galline eversive che a volte si intrufolano nell'orto. Rientriamo dall'orto con un buon assortimento delle nostre varietà preferite. Il primo pensiero, ancor prima della degustazione, è quello di salvarne i semi, poiché anche questo è un aspetto fondamentale per un'agricoltura evolutiva. Mentre da un lato si pone lo sguardo sull'evoluzione del suolo, dall'altro si fa un lavoro di selezione dei semi per farli evolvere ed adattare assieme all'orto e tutti noi.